Noah, sembra che il momento sia finalmente giunto. Ed era ora. Beh, suppongo di non dovermi preoccupare che tu possa avere dei ripensamenti, no? Non che tu sia mai stato il tipo da averne. Ascolta, l'unica cosa che so è che ormai non possiamo più tornare indietro. Vero. Beh, sono tutti alla sala grande che aspettano un tuo ordine. Ci siamo. Questa sarà la battaglia campale finale. Ci siamo. Che bella sta host, mamma mia. Finalmente il giorno è arrivato. I preparativi sono completati. Tutti gli eserciti alleati sono stati equipaggiati e addestrati a dovere per l'attacco finale alle terre del Duca Aldric. Ho preparato una grande quantità di rifornimenti e dei mezzi per trasportarli. All'interno dei confini di Galdea, le perdite militari del Duca e l'emancipazione dell'imperatore hanno causato la spaccatura dell'alleanza dei nobili. Tuttavia, c'è ancora una buona possibilità che Aldric riesca a ottenere abbastanza supporto da mantenere il potere. Non possiamo ignorare questa possibilità. Dobbiamo trascinarlo in battaglia e porre fine a questa guerra una volta per tutte. E anche la nostra possibilità per porre fine a questo terribile esperimento con le lenti runiche. Esatto, non ci sono scuse per ciò che ha fatto. E come guardiana e guerriera dell'alleanza non posso lasciare che continui indisturbato. Poi ci sono altri mille motivi per cui si può dire che quel verme maledetto se la sia cercata. Questa sarà la nostra battaglia finale, comandante. Darai l'ordine? Sì, andiamo a porre fine a questa guerra. Con l'amaro nel cuore, però sì. Accingiamoci alla chiusura. Stiamo per marciare verso le terre del Duca Aldric, nell'impero galdeano. Abbiamo affrontato così tante battaglie insieme e quante difficoltà, ma le abbiamo superate tutte. La battaglia imminente sarà il culmine della della perseveranza, diligenza e della fede che condividiamo. Chi è con me? Andiamo a porre fine a questa maledetta guerra. Eccoci, ci siamo. Che tristezza. Ah, nella mia stanza devo andare. È perché si riposa, no? E poi... Ah, ecco, sì, c'è la scena. Noah, amico mio. Che ci fa Glenn? Che c'è? Sfidiamoci. Il mio mazzo rovente vuole assolutamente la rivincita. Sì, va bene, giochiamo. Ah, sfida a carte, così? L'ultima sfida prima... Ah, no, minchia, pensavo di poter giocare io. Ci sei andato vicino, però. Già, è stata una battaglia intensa. Proprio come quella che affronterai domani, eh? Cosa? Quello che voglio dire è che se riesci a gestire l'intensità di questa battaglia, farei altrettanto con quella di domani. Puoi farcela, amico mio. Ho piena fiducia in te, amico. Puoi fidarti di me a riguardo. Mi fido di te. Domani vinceremo sicuramente. Sì, è quello che volevo sentirti dire. E quando la battaglia sarà finita, ci rivedremo qui per la rivincita, ok? Perché poi toccherà a me vincere in maniera schiacciante. Va bene, sono d'accordo sulla prima parte, ma voglio mantenere la mia serie di vittorie. Ti piacerebbe? Ti straccerò. Va bene, avrai la tua rivincita, Glenn. Domani, dopo la battaglia, stesso posto, stessa ora. Tra l'altro ho sentito anche il doppiaggio inglese del gioco di Ayuden e vi posso dire che è la prima volta in assoluto dove il doppiaggio inglese mi fa cagare. Solitamente il doppiaggio inglese è fatto bene, in quasi tutti i giochi il doppiaggio inglese è praticamente perfetto. Qui invece in Ayuden le voci non ci stanno per niente. Cioè, io ho sentito il doppiatore di... ho sentito il doppiatore di Noah, ho sentito il doppiatore anche di Zane. Non c'entrano niente le loro voci col personaggio.
proprio non c'entrano niente. La vigilia della battaglia. Alla vigilia della battaglia apparve in cima al castello. Oddio, ma può apparire una persona diversa praticamente? Perché ho preso un obiettivo, ma non ho capito che obiettivo era. Ok, qua mi sa che non posso cambiare i generali. Qua mi sa che sono tutti... sono tutti obbligatori. Ah no, aspetta, posso cambiarli invece. Posso cambiarli. Cioè, quelli obbligatori sono soltanto loro. Invece qua gli altri li posso cambiare. Però vabbè, certo, tecnicamente per lore dovrei mantenere questi. Diciamo che per lore dovrei mantenere questi. Già, per lore dovrei mantenere questi. E che vogliamo fare? Manteniamo la lore? Sì, manteniamo la lore, dai. Manteniamo la lore. Allora, però aspettate un secondo, perché non mi piace la disposizione di queste truppe qua. Ecco, Noah. Però aspetta un secondo. Noah lo voglio mettere al centro. No, al centro, e poi ai lati mi porto i miei generali. Let's go. Ci siamo. Ah, ma c'è anche lei, è vero. Devo rompere il culo anche a questa. Il momento è giunto, Duca. Francamente, mi sorprende che non siano arrivati prima. È vero, c'è anche lei, che dovevo prendermi la rivincita. Eccolo. Castello Guardhaven, che sarebbe l'Erenuil. Quindi è lì che Aldric sta conducendo la sua ricerca immorale sulle lenti. Dove sono le forze di Lord Warrick e Lord Dalbert? In marcia, sua grazia, ma ci vorranno diversi giorni prima del loro arrivo. Maledette banderuole, stanno temporeggiando. Però, se aspettiamo senza fare nulla, possiamo obbligarli a fare una mossa. Il tempo è dalla nostra parte, finché riusciremo a tenere a bada il nemico. Aldric comanda ancora un gran numero di truppe. Con i nostri numeri abbiamo poco margine di errore. Il duca serrerà le sue difese e proverà a temporeggiare. Ed è difficile che possa cadere in uno dei nostri trucchetti. Siamo giunti così lontano combattendo uniti, con un unico cuore e un'unica mente. Possiamo vincere anche questa volta. Questo è lo spirito giusto. Galdea deve tornare a essere di nuovo un regno virtuoso. Sarò con lei fino alla fine, tenente. Come guardiana delle lenti runiche, devo porre fine a questo spargimento di sangue. Ho la convinzione che stiamo facendo la cosa giusta. Bene, allora, o la va o la spacca. Ecco qua. Duke Aldric sconfitto e cancello preso. Bene. Bene, bene, bene. Allora, cominciamo a spostarci intanto. Direi che per il momento possiamo spostarci. Oddio, si sta spostando? Ah, guarda, il duca si è spostato. Pezzo di infame. Si è portato da quel lato il duca. Va bene, e allora noi ci spostiamo da questo lato. Però porca miseria. Vabbè, noi dobbiamo andare di qua, necessariamente. Ah, ma fa due movimenti il duca Aldric.
qua praticamente doppio movimento. Vendetta per il mio re. Mi dispiace per te. Che disgrazia doversi inchinare davanti a un tale rammollito senza spina dorsale. È come praticamente il Luca Blight di Shuikoden, che era un mostro senza senso. Però è da solo. È avanzato da solo, eh. È pericolosa questa mossa. Perché vedi, lui è avanzato da solo e sta prendendo gli schiaffi. E sta prendendo gli schiaffi. Ma proprio schiaffi a 2-2 mi ha preso. Qua si stanno ritirando. Proprio gli schiaffi a 2-2 li ha presi. Pessima mossa questa del Duca. Non me l'aspettavo. E ora ci divertiamo. Vai. Assalto. Offede. Anche con lui. Infliggi danni alla regione adiacente. Vai così. Qua aumentiamo l'attacco. Oddio. Attacco cavalleria incrementata. Ma la cavalleria noi non ce l'abbiamo con nessuno. Bello questo. Per essere ancora più forti. Va bene. E allora, penso che il duca attaccherà a me. Tu non ti puoi spostare, quindi va bene. Va bene, infatti. Ah no, ma il duca sta venendo verso di noi. Il moto lunico sta bene? L'abbiamo spinto troppo. Coraggio, non lasciarci ora. Perché giustamente lui non si può muovere. Va bene, non è un problema. Siamo molto... Madonna, ma il duca si sta suicidando praticamente. Ma guarda chi abbiamo qui. Ehi, maschera, come fai a dormire la notte sapendo di servire un mostro? Ma il duca si è completamente fatto ammazzare. Cioè il duca si è suicidato. Si è letteralmente suicidato. Cioè si è proprio... si è schiantato contro un treno. Letteralmente si è schiantato contro un treno il duca, poverino. È la prima unità che si è fatta sconfiggere, incredibile. Cioè proprio si è fatto letteralmente massacrare, mischino. Narungard, riusciremo a utilizzare Drakkar? È rimasto ferito nell'ultima battaglia e non si lascia controllare. Ho chiesto che lo curassero, ma non è ancora pronto per essere schierato. Quell'essere testardo. Vabbè, noi torniamo indietro di qua. E dai però. Va bene. Niente, voi vi fate ammazzare. Vabbè. Easy. Non c'è problema. Modalità morale. Così facciamo ancora più danno.
Ecco, lì sono stati sconfitti. Ok, eliminiamo anche quelli. Allora, mi sa che una la eliminiamo. Sì, una è tolta. E l'altra scappa? No, la buttiamo giù pure, mi sa. Sì, l'abbiamo buttata giù. Madonna mia, completamente massacrati. Vai, pronti. Kogeki. Boon no kago o shinjite. Yoai na. Vediamo se li facciamo fuori. Allora, una unità sì, perché quella è praticamente distrutta già. E vediamo l'altra se la buttiamo giù pure o si ritira, ma sì, si è ritirata. E noi secondo voi concluderemo così la battaglia? Ma assolutamente no. Recuperiamo pure le energie, così siamo praticamente al top. Non so se abbiamo le cavallerie qua, ma qualora non dovessimo averle, sti cazzi. Non abbiamo cavalleria, quindi va bene. Vai, andiamo. Prima eliminiamo tutti e poi conquistiamo il cancello. Oh. Ok, ora possiamo andare al cancello. Perfetto. Ci siamo. Siamo entrati nel castello. Adesso non resta che dare la caccia ad Aldric. Beh, lui sarà il boss finale probabilmente. Poniamo fine a questa guerra. Sarà il boss finale, anche se sospetto. Il carro armato runico non ce la fa più, dobbiamo trovare il riparo. Anche se in realtà sto sospettando che potrebbe starci un boss alla runa bestia. Potrebbe starci un boss alla runa bestia di Shuikoden, tipo Aldric che si fonde praticamente con la lente. E diventa tipo un mostro incredibile. Cioè, affrontare Aldric come forma umana. E poi praticamente lui col discorso delle lenti, che fa praticamente un esperimento su se stesso, diventa praticamente un super mega boss tutto schifoso, allucinante. Grazie di tutto. Ora. Ciao Miki. Andrà tutto bene, segni, lo sistemerò io. Quando avrò finito sarà più bella di prima, proprio come l'ho sempre immaginata. Questo è un arrivederci, non un addio. Ti aiuterò. Potrei portare gli attrezzi. Oh, molto utile, Valentine. Ti aiuterò anch'io. Grazie. Ora andiamo a porre fine a questa guerra. Sylvie non è fatta per il campo di battaglia. Il suo scopo è migliorare la vita della gente. Ed è esattamente a questo scopo che la ricostruirò. Eccoci. L'Eren Will, praticamente, questa qua.
Adesso non ci resta che consegnare Aldric alla giustizia. Lascia il resto delle truppe fuori dal castello a noi. Mi affido a te, Nowa. Tutti noi ci affidiamo a te. Che la fortuna sia con te. Grazie. Saremo uniti nello spirito. Eliminiamo il duca e poniamo fine alle sue barbarie. Non lasceremo che nessun'altra vita vada perduta. Verrò con te. Ho fatto una promessa e intendo andare fino in fondo. Chi altri verrà con te? Ok, Periel viene con me, ma Periel non la faremo combattere, ma bensì la metteremo qui come support. Perché lei, se scatta durante la battaglia, mi aumenta l'attacco a tutti. Allora, a questo punto la situazione è una. O facciamo il team Eiyuden, quindi unendo i protagonisti del primo Eiyuden col secondo Eiyuden, oppure facciamo il team per sfondare proprio tutto, proprio team endgame super mega OP. Sono due le cose qua. E io non so cosa scegliere. Mi piacerebbe fare il team Eiyuden, in realtà. Però sarebbe anche bello fare un team dove sfondiamo praticamente tutto. Però dato che questa qui la stiamo facendo in live e stiamo facendo una chiusura di serie che poi verrà portata anche su YouTube, io direi di essere un po' più romantici. E dato che vogliamo essere un po' più romantici, facciamo il team Eiyuden. Com'è composto il team Eiyuden? Ovvero, i protagonisti del primo Eiyuden con i protagonisti del secondo Eiyuden. Quindi, metteremo Garu, CJ e Sain, e poi Isha, Marisa e Nowa, che sono i protagonisti ovviamente dei due titoli. Questi sono i protagonisti dei due titoli, che tra l'altro tutti quanti insieme fanno l'attacco combinato, dove fanno un botto di danni e aumentano ulteriormente l'attacco a tutto il team. Quindi veramente, veramente top. Ah, Periel non è obbligatoria però da mettere. Vabbè, io la porto lo stesso Periel. La metto nel gruppo aiuto come supporto. Alla fine ci sta. E possibilmente poi, quando monterò gli episodi e li monterò su YouTube, farò praticamente anche un altro team. Cioè farò vedere magari il finale con due team. Questo lo facciamo così, giusto per scena. E poi invece metterò un altro team dove metto il team tipo proprio quello dove spacchiamo tutto, per vedere anche in quanti turni riesco a buttare giù il boss finale. Però questo facciamolo così, un po' più romantico. Buona fortuna, Nova. Pregherò perché tu possa tornare sano e salvo. Il castello orrendo, vero? Sarà divertente da radare al suolo. Risolviamo la faccenda una volta per tutte. Certo, rinunciamo a Reina, però ci sta. Anche questo team non è male. Oddio, castello Guard Haven piano 1. Oddio, ma ci sono anche gli enigmi che dobbiamo risolvere? Oddio, ci sono le stanze da dover completare. E tra l'altro stiamo... Ovviamente corriamo lenti, perché adesso ricorriamo lenti. Mannaggia la pupazza. Vabbè che abbiamo gli incontri ridotti perché... Abbiamo gli incontri ridotti perché abbiamo l'accessorio di Marisa che riduce gli incontri casuali, però. Molto romantica come host. Non c'è più spazio nella borsa, ovviamente. Runa della velocità supersonica. Sarà tipo aumento velocità 50%? Ah no, madonna, del 20%. Ah, ma aspetta, ma scusami, ma allora devo attivare la lente all'inizio della stanza? Vedi, se io vado qua, che sorpresa, non ha funzionato. Questo meccanismo assomiglia molto a quello nelle rovine runiche. Sarà una prova dei progressi delle ricerche di Aldric? Se così fosse, dobbiamo trovare le lenti che fungono da chiave per la porta e riusciremo ad aprirla.
Però la sinistra. Niente, allora mi sa che devo esplorare di qua. Vuol dire che le chiavi saranno tutte e due di qua. Ci saranno le stanze che mi daranno le chiavi, tutte e due le chiavi. Cioè, una prima porta dovrà essere, ecco, infatti, vedi da qua. Ok. Però aspettate un attimo, prima andiamo a controllare anche le altre zone. Anche perché se lì poi c'è un. Ecco qua. Piano 2. Vedi, qua ci sono le altre stanze. Forziere? No. Niente, fregato anche qua. Fregatissimo. Qui, forziere? No, neanche qui forziere. E va bene. Qui, porta rossa. Ah, ecco, vedi, lì c'è la lente blu. Vedi, c'è la lente blu. Quindi da qui posso aprire le porte blu. Esatto, ho ottenuto lente blu. E qui invece cosa c'è? Bel forzieruccio. Dimmi di sì. Dai, qua c'è per forza un forziere. Infatti. Però non ho spazio nello zaino. Quindi, ecco, lo faccio prima così. Runa degli studi medici. Minchia, questo aumenterà il potere della cura? Aumento l'effetto degli oggetti curativi del 50%. Madonna mia. Quindi, ah, ma con questa e con questa si rompe tutto. Perché io praticamente posso utilizzare. Io praticamente posso utilizzare porte blu, giusto? Quindi qua, porta blu, la possiamo aprire. Hai usato la lente blu. E qua cosa c'è? Un altro forziere. Madonna, ora qua ci saranno tutti gli oggetti più forti della storia. Ecco, elmetto sacro. Cominciamo. Minchia. Oh, elmo che rende puri e virtuosi. Ecco, qui ci sono adesso. Questi sono praticamente gli equipaggiamenti del sole che c'erano su Final Fantasy V. Perché in. Sì, in Final Fantasy V. Cazzo, in Suikoden 5 volevo dire. Dove praticamente nell'ultimo dungeon, nel dungeon finale. E noi ce li pappiamo tutti questi. Sono tutti equipaggiamenti che ci pappiamo easy. L'osso sacro pure. Tutto il set sacro. Però ora devo liberare degli slot. Eh sì, togliamo delle cure. Ecco, diadema sacro. Ah, sono invece le quattro tipologie di armatura. Quindi leggera, media. Vedi, diadema sacro. Questa la diamo a lei. Perché tecnicamente sono un pezzo di equipaggiamento in teoria per ogni protagonista. Uno per Noah, uno per Sane e uno per Marisa. Poi andiamo là sotto che ce n'è un altro pezzo di equipaggiamento. Qua sotto ci sarà un altro pezzo di equipaggiamento. E poi andiamo al centro dove prenderemo ovviamente la lente rossa. Ecco, scudo benedetto, che questo sarebbe quello di Sane, perché è Sane che ha lo scudo. Anche se lui già ha valore S, però vabbè. Ecco, è di scudo benedetto che glorifica chi lo impugna. Io lo do a lui e lo scudo della Lega invece lo diamo a Garu, così prende armamento S. Anche lui prende armatura S e diventa OP, OP, OP anche lui. Ok. Che poi questo tra l'altro lo dovrei dare poi a Reina, che
la farebbe diventare ancora più tankosa, che quella già è un tank eccezionale di suo, ma diventerebbe ancora più tankosa. Ecco qua. E ora qui, esatto, siamo praticamente dall'altro lato. Qui c'è forziere? No. Ora aspetta, qui però ci sono quante porte? Una, due, tre, quattro porte. Però sono sicuro che le altre porte saranno... Non mi piace. Mi sta trollando troppo. Qui ci sarà sicuramente un altro forziere, dai. Eccolo. Runa del sentiero del cavaliere. Queste sono tutte rune endgame super potenti. Dimezza la forza e la magia in cambio di un aumento della difesa magica e fisica del... Ah, è il contrario di quella che ho io praticamente. Perché io ho equipaggiato la runa che se dimezzo la difesa fisica e la difesa magica guadagno il 50% di attacco fisico. Mentre invece qui è praticamente il contrario. Infatti Nova come attacco fisico ha 500 e passa proprio per questo motivo. Perché ho sacrificato parte della mia difesa. Ah, vedi, qui c'è una sala con un tesoro. Ricetta dell'Oseki. Oseki, ma sarà Oseki probabilmente. Una ricetta. Qui ci sarà la stanza dove si prende la lente, forse, vediamo. No, in realtà no. Ed è una sala vuota, senza niente. Ah no, c'è un forziere. E non c'è più spazio nella borsa. Bene. Facciamo un altro po' di spazzettino. Simbolo dell'ascesa. Oddio. Questo aumenta l'esperienza ancora di più? Aumenta molto l'esperienza. Ok, diamo la CJ così prende qualche livello se facciamo qualche scontro. Che come potete vedere non stiamo facendo neanche incontri casuali, proprio perché a parte sono di livello alto, ma successivamente abbiamo anche l'accessorio che mi impedisce praticamente di... Runa SP più. Aumenta di 2 gli SP all'inizio di una battaglia. Minchia. Però questa qui bisognerebbe vedere quanti slot è, perché potrebbe essere interessante. Perché se è da 3 è buona, se è da 4 per me è completamente inutile. Ok, qui, ah ok, qui quindi ci sarà la sala per prendere la lente rossa. E poi con la lente rossa devo aprire soltanto una porta praticamente, che è quella di sotto a destra. Che c'era una porta con la lente rossa e poi tutte le altre erano lente blu, quindi... Ah, ma c'è un altro piano, si sale per un altro piano. Qui ci sarà un altro forziere. Runa della potenza terrificante. Ecco, questo sarà potenza fisica più 20%. Ah no, ah, questo è del 15. Questa già ce l'avevo in realtà. Perché una ce l'ho pure equipaggiata, quindi alla fine... Niente, leviamo un po' di cure qua, perché purtroppo... C'è un altro piano ancora. Pensavo fossero soltanto... Attenzione. Sento profumo di boss fight. O di enigma. Allora, un secondo solo che vado a prendermi l'acqua. Shoko no yō da na. Teikoku no daigaku nami no zōshōryō da. Sì, è pazzesca. È orribile, ecco cos'è. E va bene, non ti incazzare però. Sembra che ci sia spazio per un libro. Ah. Devo trovare quindi i libri. E ora qui inseriamo l'ultimo libro.
e apriamo il percorso. È l'ultimo. Ecco qua. Laggiù, sul retro. Possiamo proseguire da lì. Ma certo. Qui c'è un'altra zona. Ah sì, ok. Era quella che avevamo visto nella mappa. Però sta musica, non lo so, mi sembra un po' troppo leggera per... mi sarei aspettato una musica un po' più... non lo so, un po' più predominante per essere, diciamo, l'ultimo dungeon. Inchia. Qui c'è un bel salvataggio, quindi mi sa bella boss fight, vero? Chi c'è come boss fight? Ah, quella con la maschera? Finalmente l'affrontiamo qui. Eccola. Benvenuti. Ah, finalmente. Ci incontriamo di nuovo, maschera. Ah, piccola guardiana. Deduco che sia stata tu a sconfiggere Dirad e a fermare la lente grezza della chiamata dell'anima. Esattamente. Ed è stato proprio soddisfacente. Mi ricordo di te alle rovine del villaggio Silvano. Ma chi sei? Un emissario del conclave del crepuscolo. Un gruppo con motivazioni opposte a quelle dei guardiani. Un gruppo di ladri che vuole scoprire i segreti delle lenti. È per questo che stai aiutando Aldric. Il futuro che desidera è vantaggioso per il conclave. E suppongo che non ti interessi delle persone che moriranno per la sua realizzazione. Pensiamo che il valore delle lenti runiche sia quantomeno equivalente alle vite perse. Sì. Ma basta chiacchiere. È il momento di ripagare almeno in parte la benevolenza del duca. Ah, ma se sai io perché me la sono dovuta rischiare. Periel? Bene, bene Periel. Quindi possiamo fare già più danni così in base. Allora, facciamo così per aumentare la difesa magica. Tanto lo scudo glielo possiamo togliere anche così, non è un problema. Ciao, Yulina! Poi aumentiamo la difesa magica, così... magari mi fa meno danno. E tra l'altro, vedi, poi mi conviene attaccare così. Faccio molti più danni così. Aia. Ah, però è sopravvissuto Nova. Vedi? Vedi? Inchia, 13 HP. È sopravvissuto. È sopravvissuto. Tutti i bonus danni a un alleato aumenta velocità attacco. Per 3 turni annulla tutti gli attacchi indirizzati a tutti gli alleati. Madonna mia, ma è rottissima questa runa. Non attacca come lei però. Onemurinasai. Bello. Peccato che quella sta dormendo.
Faccio un botto di danni così. E non si sveglia ancora. L'altro ha un sacco di HP lei, eh? Ah no, già è in ginocchio. Oh. Annullato, annullato. No, okay, mi ha addormentato tutti. Pezzo di truffa che non sei altro. Ma non ce l'ho uno che... Vediamo un alleato. Oh, peccato. Non ho come risvegliarli purtroppo, perché non ce l'ho la cura dal sonno. Ma sì che lei ormai è praticamente morta. Onemurinasai. Ma vedi, HP rossi, cioè è praticamente morta. E va bene così. Addio. Luna del suolo. È il massimo ordine terra questo. È la magia terra OP. Beh, suppongo che sia finita qui. Le persone come te arrivano, profanano le rovine, manipolano l'antico sapere a proprio beneficio. E per questo è dovere dei guardiani farvela pagare. Oh, non mi ucciderai oggi, piccola guardiana. Ma cosa? Oh, bene, l'hanno messa in funzione. Speravo di fargli guadagnare tempo a sufficienza. E ora devo andare. Non provarci. Alla prossima, piccola guardiana. No, è fuggita di nuovo. Quindi cos'era quel rimbombo? Non può essere nulla di buono. Ragione in più per sbrigarci. Madonna, è partita. A 200 è partita. Dimmi, Nova, hai mai raccontato a Marisa della nostra prima spedizione congiunta alle rovine runiche? No, e forse è meglio evitare.